Il Foglio on the road, oggi siamo nella zona mare di Pesaro, precisamente nell'area giochi di Viale Zara, un'area che tutti conoscono e che ben presto verrà sottoposta ad un intervento di riqualificazione. Qui con noi c'è il presidente della Commissione Sport e Giovani, Marco Perugini. Che cosa si vuole fare in quest'area? Qui c'è un forte indirizzo del sindaco e della giunta, assessora Mila Della Dora, per riqualificare un'area che non era solo un luogo di incontro, una piazza che i pesaresi conoscono benissimo, ma che tanti altri pesaresi conoscono per la tradizione sportiva che oggi lo skate ha caratterizzato Viale Zara e questo parco. È una zona da riqualificare e noi crediamo che comunque andare verso questo indirizzo di commistione tra sport e luoghi di incontro, riqualificando appunto con questa duplice funzione uno spazio, sia la cosa migliore. Ci sono delle idee in campo e le stiamo raccogliendo grazie agli interventi dei ragazzi. Qui in Viale Zara oggi ci sono anche i referenti dell'associazione CDB Skates, Alfredo Garbugli e Zheng Li. Garbugli, che cosa rappresenta per voi quest'area? All'area che come vedi è degradata, a cui terremo invece una riqualificazione, come diceva prima Marco. L'intervento proposto è nato insieme al sindaco, un giorno ero nel suo ufficio e insieme abbiamo avuto la voglia e l'iniziativa di creare, mettere in piedi questo progetto di riqualificazione, come dicevamo prima. L'idea ovviamente è di mischiare le due cose, che sono lo skateboarding e quello che è la città. Ricordiamo che lo skate nasce all'interno della città, non è una cosa isolata, quindi l'esigenza di mantenere questo rapporto tra urbanistica e skate, spero che prenderà piede di nuovo una volta riqualificata la zona. E hai portato delle carte dove sì, c'è un'idea progettuale dalla quale avete preso ispirazione, ce la puoi far vedere? Certo. Allora, chiaramente il discorso nasce da una profonda analisi involontaria e volontaria, nel senso che noi siamo tutti i giorni a contatto con queste realtà, perché skater, immagino che la gente comune non lo sia, però nel resto d'Europa gli atteggiamenti sono questi, cioè di mischiare, come dicevo prima, la città con questi che sono i nuovi skatepark, che sembrano più delle piazze. Qui è ripreso da Colonia, Colonia, è una situazione molto simile a quella del parco di Viale Zara, perché abbiamo un lungo fiume che potrebbe essere il nostro lungomare, abbiamo del verde e abbiamo una zona in cui si fa skate. Questo ovviamente è solo un esempio, è un contenitore, diciamo, di concetti che secondo me andrebbero riproposti all'interno di quest'area.